Salve e bentornati in un nuovo video di Grind on the Road. Oggi per parlare di un disco che mi sta molto a cuore, perché è di una persona con cui collaboro. Il disco in questione è Stasi degli Apnea, o APNEA a quanto pare, perché se cerchi sugli streaming, tra cui Bandcamp e via discorrendo, se cerchi Apnea non li trovi, devi mettere A stacco P stacco bla bla bla. Ok, bene, quindi che cos'è questa? Una paraculata? No, sentivo il particolare bisogno di dover dire la mia su questo bellissimo piccolo disco. E siccome io ho sempre un po' il timore di parlare di un disco di qualcuno che conosco, perché non vorrei che qualcuno prendesse male le cose che dico, mi va bene perché qui non devo preoccuparmi di nulla, perché vado a dirvi perché secondo me questo disco è bellissimo. Allora, per quanto io non sia da molto tempo dentro a questo genere, lo ascoltavo, però è da parecchio che non lo ascolto più, anzi è da un po' che mi sono buttato su Viking, musica classica, cose molto molto lontane da questo. Nonostante io non sia più dentro questo genere, l'ho gradito veramente veramente tanto. Stasi è un disco estremamente emotivo, che commuove, che smuove l'ascoltatore, che tocca nel profondo, perché è pregno di questa disperazione, di questa grande tragicità intrinseca. È un disco breve, in buona sostanza è un EP alla fin fine, fatto di 4 pezzi, il cui primo, la intro, che si chiama Liberty Will Never Perish, stacca molto, secondo me fuorvia parecchio dal resto del disco, anzi è una traccia che poteva benissimo, una vespa, che poteva benissimo uscire da un disco degli Alien Vampires, insomma un antipasto che non ti prepara affatto a ciò che senti di qui a poco, ok? Infatti il disco prosegue con Resina, un pezzo incredibile, veramente incredibile, che vabbè, a parte l'arpeggio iniziale che dura un minuto e mezzo, beh, è qualcosa di incredibile, è qualcosa di desolante, è qualcosa di incredibilmente malinconico. Ascolta Vespa, te ne vai, via, basta, che palle, ci sono le vespe vasaie qui. Comunque, appena il vero pezzo parte, è una bomba, è veramente una bomba. Non è veloce, non è violento, ma ha un tiro pazzesco, ha una grinta così trascinata, che con poche note genera un vento sonoro pazzescamente coinvolgente, e che si tinge di queste tinte grigie, di queste sfumature di grigio che mai, assolutamente mai, si avvicinano al vivo colore. Un pezzo veramente incredibile, come un pezzo incredibile effettivamente Underoath. Underoath è un brano che sembra prigioniero in un loop infinito, rotto soltanto da dei brevi momenti di pausa, e la cadenza, la possanza della voce, delle voci, l'incedere così deciso e lento, conferiscono a questo brano un carattere veramente enorme, un carattere pantagruelico. E si chiude tutto quanto con Cul-de-sac, che, come dice il mio personaggio preferito di Community, è in un bel cul-de-sac, vero? Scusa, non è una parolaccia. È un pezzo doom, è un pezzo, cioè, doom hardcore,
qualcosa del genere. Post Doomcore. Come cazzo lo non lo so. Il bello è che questa chimera di Doom e post hardcore è fatta tramite l'unione di una miriade di elementi, tutti fondamentali alla creazione di qualcosa che commuove, che prende, che tocca, che emoziona moltissimo. Ora, gli apnea non inventano nulla e non penso che sia loro intenzione farlo, non ne dubito molto molto volentieri. Però secondo me quello che fanno lo fanno veramente veramente bene, lo fanno con molta passione, lo fanno con una dedizione incredibile e un grande spirito. Ovvio, qui le similitudini si sprecano, perché tanto qui è inutile, non puoi non andare, ascoltando questo disco non puoi non pensare, sì, un po' ai Fall of Efrafa più o meno, ma più che altro no, Omega, Fall of Minerva, i Totem Skin, i primissimi Capsize e moltissime altre combo che si buttano su questo genere e tirano fuori veramente delle cosette sempre sempre interessanti, sempre molto intense, bellissime. Una cosa che mi ha stupito molto in questo disco è la lunghezza dei brani. Non si avverte. I brani hanno una media di durata di 8 minuti, però gli apnea sanno sfruttarli bene e riescono perfettamente a non farteli pesare. Questo è molto importante, perché i pezzi sono vivi, i pezzi vivono e respirano, e non è il pezzo lungo, è il pezzo che sperimenti, ok? Con molti sensi. Ad ogni modo, questo è un disco veramente bello, appunto, soprattutto per tutti, ma soprattutto per gli amanti delle band che ho citato poco fa. E questo piccolo lavoro, questo breve, triste gioiello, secondo me fa ben sperare. Non lo sto dicendo per aspettarmi un messaggio di Michele che mi dice oh grazie, grazie, no, lo dico seriamente. Quindi io terrei gli occhi puntati su questi ragazzotti, perché promettono bene, promettono molto molto bene. E detto questo, io vi saluto, vi abbandono e buona giornata, state bene, viva Satana, tutte le varie cose, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e basta, saluti.